Anno 1946, classe di ferro, però intendiamoci subito a scanso di equivoci. Quello di cui si parla stavolta è il ferro da stiro. 63 anni passati a sostenere la casalinga, disperata finché si vuole, ma fondamentale per il sistema. 63 anni passati a rendere la vita domestica di tutti i giorni più semplice, perché alla fin fine certi marchi fanno quasi compagnia. Pensate che se mettiamo in fila i 40 milioni di ferri da stiro che abbiamo prodotto in 60 anni, creeremo una linea immaginaria che collega l'Italia con l'Australia. Abbiamo portato avanti nel tempo grandi innovazioni che sono state in gran parte anche copiate da grandi multinazionali estere, ma siamo molto più felici di essere copiati che essere noi a copiare gli altri. Pensiamoci, la concorrenza è forte, il consumatore cambia, cerca soluzioni alla sua vita dominata dalla velocità, anzi dalla fretta, ma per fortuna ci sono le invenzioni. Questo è un prodottino che tu versi un tanto latte così, lo accendi e dopo 30 secondi hai il più buon cappuccino che tu abbia mai visto. Robot e centrifughe, non per farne filosofia, però denotano anche la fine di care vecchie abitudini. Angeli! Ehi! Ma che profumo! No, caro maestro, il caffè adesso si fa diversamente. C'è la macchinetta, c'è la cialda, c'è l'alta tecnologia. Quando guardo questa macchina, che mi sono portato a casa, sono contento di aver realizzato un prodotto morbido, dalle linee calde, simpatico, piccolo, che offre soluzioni di funzionalità. E non è semplice. No, non è facile coniugare qualità e funzionalità. Il Made in Italy però ci riesce. Questa è la nuova confezione del Borgan Virgin Forest. Questo è un caffè che viene dall'Etiopia, i cui ricavati vanno ai bambini poveri dell'Etiopia. È un caffè eccezionale, da un retrogusto e un aroma stupendo. Stupendo soprattutto il retrogusto dell'operazione, importante anche se piccola, come un chicco di caffè.